Coach Davide Delmati, una vittoria sofferta al tiebreak qui a Soverato, ma un tiebreak direi giocato benissimo dal Mondovì dopo 4 set sofferti, alla fine arrivano due punti pesanti al termine di una partita per certi versi spigolosa, ma dove voi siete stati bravi a non mollare dopo quel terzo set perso al photo finish. Sì, intanto penso che sia una partita veramente, è stata una bella partita, anche se tutte e due squadre abbiamo fatto un po' di errori, però quando si combatte così ci sta. Inoltre anche di fronte a tantissima gente, quindi un bel pubblico, una bella situazione per tutti. E sì, il tie break è stato un po', diciamo, più veloce degli altri set, ma penso che sia una casualità. Gli altri set sono stati tutti combattuti, sia da una parte che dall'altra. Le squadre sono molto equilibrate, adesso io non ho qua i dati, però penso che siamo equilibrati abbastanza in tutto, si è giocato su delle piccole situazioni. Forse qualche errore di troppo, io dico per la mia squadra, ma forse tutte e due un po', però credo che quando c'è tanto agonismo, una partita molto equilibrata, due squadre forti, mi sento di dire due squadre forti, penso che ci sta anche quello, insomma un po' di emozione, un po' di tensione ci stanno. Per voi sicuramente un avvio di campionato ottimo, perché sesta vittoria consecutiva, ancora dovete osservare il proprio turno di riposo, quindi attualmente siete in vetta, quindi avete iniziato bene in questo campionato con un format nuovo, quindi per certi versi sconosciuto un po' a tutti, quindi questo vale per tutte le squadre, quindi ancora di più difficile per questo motivo. Sì, io penso che questo format ha un vantaggio rispetto all'anno scorso, le meno partite infrasettimanali ovviamente, però per le squadre come noi, come Soverato, che penso hanno i valori per andare nella pool promozione, poi si giocheranno le loro carte, è molto rischioso, perché se nella prima parte hai un problema, un infortunio, sbagli due partite, qualsiasi cosa, rischi di star fuori dai 5, quindi è un format a mio avviso pericoloso, quindi è importante che squadre come noi, come Soverato in questo momento, siano comunque riuscite a fare tanti punti, tanti risultati anche all'inizio, perché sennò la parte poi, il girone di ritorno può diventare veramente difficile, complicato, stressante anche. Infine un giudizio sul Soverato, se era come se lo aspettava, una squadra che era a punteggio pieno, una squadra giovanissima che però era partita bene, quindi in questa partita se lo aspettava in questo modo? Io me l'aspettavo forte, perché ho visto, vedendo le partite dalla prima, qualche amichevole anche prima, la prima di campionato e poi le altre, ho visto una squadra che è in forte crescita. Ovviamente, come hai detto tu, le giovani sicuramente più giocano, e qualcuna, anche le mie dico, anche se ne ho un po' meno, più giocano, più riescono anche a fare risultati positivi e partite così, più hanno una crescita secondo me esponenziale. Credo che sia un progetto vincente, perché comunque secondo me far giocare le giovani, bisogna rischiare qualche volta a far giocare ai giovani, perché se non le facciamo giocare mai, poi alla fine non giocano mai. Quindi penso che sia un format vincente e penso che la strada sia in totale salita, meno per quello che ho visto io fino ad oggi, quindi penso che sia una scelta corretta quella di Soverato. Coach Napolitano, arriva una sconfitta al tiebreak per il Soverato, la prima sconfitta in campionato, però un punto comunque pesante che fa classifica per una squadra che ha combattuto fino alla fine, poi ovviamente era un po' stanca alla fine, ma comunque ricordiamo che si è giocato contro una squadra che è stata costruita per disputare un campionato di vertice. Ma guarda, io devo partire necessariamente dal fare un applauso a queste ragazze, perché oggi mi hanno, non lo so, entusiasmato, commosso, veramente è stato, non so neanche io quali aggettivi definire, perché io dopo 2 mesi di lavoro con queste ragazze comincio a conoscerle, comincio a sapere lati positivi, lati negativi, e comunque voglio dire avevo percezione di quella che era una partita da giocare contro un avversario molto forte, con una panchina lunga, attrezzato per la promozione con giocatrici di esperienza, ma soprattutto giocare una partita di questo tipo dopo aver girato l'Italia in un mese. E sinceramente devo dire che non mi aspettavo una prestazione così gagliarda, nel senso l'idea di rimanere veramente attaccata con le unghie e con i denti a questo risultato, lavorando veramente anche un po' sulle gambe, sopra quelle che erano le reali possibilità in questo momento della squadra. Merito a Mondovì, su questo non c'è un bel di dubbio, perché ha giocato molto bene, credo che a tratti sia stata una partita anche molto bella da vedere. Sarei stato curioso di vedere la partita magari con una situazione diversa da un punto di vista delle risorse fisiche. Possiamo dire, facendo un primo bilancio di queste prime 5 partite, l'emblema di questa squadra in queste prime 5 partite probabilmente è la rimonta che ha fatto nel terzo set, una squadra che veramente non molla mai. Era capitato anche in altre partite di rimontare un set che sembrava ormai perso. Questo probabilmente è lo spirito di una squadra che ha margini di crescita importanti, che lavora duramente ogni giorno. Guarda, questo punto ha un peso specifico enorme, come ha detto anche Davide Delmati, nell'economia del campionato per questo format nuovo è un punto d'oro, veramente un punto molto molto pesante. La squadra continua a lavorare bene, al di là di quello che ho detto prima su quelle che erano condizioni fisiche, soprattutto mentali più che fisiche oggi,
E questo voler rimanere sempre attaccati ai risultati è un po' una caratteristica che questi ragazzi hanno dentro, nel senso che non mollano mai, in qualche misura ci credono sempre. Dal mio punto di vista l'idea è quella comunque di cercare di evitare di arrivare sempre poi a questa condizione, perché non può essere una condizione standard, quindi l'idea è quella comunque di lavorare per avere maggiore equilibrio, questo intendo. È chiaro che contro Mondovì recuperare il terzo set in quel modo, sia perché giochi contro Mondovì sia perché prendi un punto veramente molto pesante, secondo me vale doppio. Quindi da questo punto di vista è un punto che deve dare grandissima fiducia alla squadra, grandissime stimolo, grandissime motivazioni laddove ancora ce ne sia bisogno, e ci deve convincere del fatto che questa è una squadra che lavorando può veramente, anche sulla base di alcune caratteristiche che ha, migliorare tanto e continuare a divertirsi. Battuta finale, credo che l'applauso del pubblico alla fine alle ragazze sia il giusto riconoscimento per una bella prestazione, per il punto conquistato, perché il pubblico ha apprezzato lo sforzo e la prestazione della squadra. Ma sì, sai, questa prestazione da tutti, da me, dal mio staff, dal pubblico, dall'opinione pubblica in generale, deve essere inquadrata all'interno del periodo. Non può essere inquadrata a fine a se stessi. Io credo che il pubblico innanzitutto abbia assistito a una bella partita, una partita in cui non abbiamo mai voluto mollare. È vero, quarto e quinto set siamo un po' calati, ma era un calo oggettivo, fisiologico, contro il quale potevamo fare ben poco. È chiaro che inquadrare il punto all'interno di questo lungo periodo, secondo me, ha un valore e un sapore ancora più buono. Questo è quello che io vorrei passare come messaggio, che è quello di cui tutti più o meno si devono convincere. Questo è veramente un punto di platino.